proposito di autorità dei destinatari della lettera, andiamo a chiedere alla dottoressa se ci sono state le risposte effettive e soprattutto cosa farà l'INPEF adesso che l'autorità sta cambiando. Ricordiamo che a breve avremo un nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Ma guardi, noi abbiamo un motto nel nostro istituto che è: per far cambiare il vento non bisogna fermarsi mai, non si può essere da soli e bisogna soprattutto continuare a farlo sempre. Quindi sicuramente noi non ci fermeremo, io non mi fermerò, questo è il mio lavoro, questa è la mission. Intorno a me ci sono non solo i miei collaboratori che vivono nella stessa misura e con la stessa intensità questa tragedia, ma anche tutte le famiglie che hanno bisogno di questa risposta, ma soprattutto di questi bambini. Questi bambini non possono essere dei fantasmi, direttore. Quindi noi continueremo, io continuerò a scrivere, ho in previsione degli appuntamenti istituzionali importanti e anche non solo istituzionali. Speriamo che non solo con la nostra forza, ma anche con la forza di altri stati, riusciamo davvero a smuovere. Io sono sicura che entro il 2015 la statistica prenderà un trend differente. Quando parlo di statistica, parlo di quantità di minori allontanati, parlo di quantità di progetti che si possono portare avanti con case famiglie che fanno un buon lavoro, parlo di quantità di operatori di case famiglie, educatori di case famiglie che si formano e quindi diventano sempre più competenti, parlo anche di cambiamenti di strumenti come il colloquio protetto, come l'ascolto del minore, che se agiti in una maniera in linea con quelli che sono i diritti dei minori, secondo me possono invertire questa rotta che è priva di garanzie per i bambini. Prima di congedarci con la dottoressa Palmieri, le facciamo un'ultima domanda. Lei ha parlato appunto, ecco, di fantasmi. Cosa ci devono far conoscere le istituzioni affinché questi fantasmi scompaiano, non ci siano più? Certamente non negare che il problema esiste. Quello che si è verificato in questo momento in Italia è questo: è come se ci fossero due fazioni, chi porta alla luce questo problema e chi lo nega e porta alla luce altri problemi. Il punto è che non possiamo essere due fazioni, non ci può essere chi esprime il disagio di queste famiglie e questi bambini e chi al contrario dice che va tutto bene. Non è vero. Io credo che chi lavora a vario titolo in questo settore non può essere l'un contro l'altro armato. Bisogna sedersi davvero tutti intorno a un tavolo, ma non a un tavolo di chiacchiere, a un tavolo operativo. Bisogna ascoltare veramente i problemi e laddove c'è il problema intervenire. E ripeto, non si tratta di uno, due, tre casi isolati come qualcuno vuole far credere. Il problema è il problema delle garanzie. Perché fino a che non viene scoperto realmente il delitto, tutti hanno diritto a essere considerati innocenti. Questo non succede nei confronti delle famiglie e dei bambini. Questi bambini sono davvero dei fantasmi, perché per necessità di una tutela immediata vengono sottratti, vengono collocati in altre strutture. Allora bisogna parlarne, bisogna dialogare, non bisogna considerare nemici, bisogna scrivere, bisogna che i giornali ne scrivano, bisogna che le istituzioni incomincino a parlare di 32.000 bambini, significa 64.000 genitori, significa 130.000 nonni, significa un bacino di cittadini italiani che ha bisogno di risposte. Credo in modo particolare che le denunce da sole non bastano, sono l'inizio di un percorso. Adesso bisogna costruire progetti alternativi, bisogna costruire sistemi alternativi. Io credo che in modo particolare i tempi debbano essere rimessi in discussione, la modalità di procedura degli incontri protetti debba essere completamente rivista, la valutazione dell'idoneità genitoriale, che è un
tema su cui secondo me non si è ancora fatto niente, perché quello che si è fatto è risultato ad oggi estremamente critico. Ormai lo sanno tutti, un bambino collocato in una casa famiglia costa da 70 euro a 400 euro, questo costo varia da regione a regione. Noi tutto quello che vogliamo è poter utilizzare questa somma per fare un sostegno alla famiglia, un sostegno genitoriale, far lavorare gli educatori familiari, gli educatori domiciliari, lavorare sulle politiche alloggiative, sulle politiche scolastiche, sulle politiche per la famiglia. Se noi utilizziamo meglio queste somme, facciamo un servizio non solo alla famiglia, al bambino e quindi alla società tutta, ma magari creiamo anche dei posti di lavoro in un settore umanitario dove c'è tanto bisogno anche di competenza.